Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video, vlog, barra chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo è un video per parlare un po' con voi, ma soprattutto per farvi un po' di compagnia, perché non ce la facevo più a fare video troppo belli, troppo perfetti. E quindi alla fine ho deciso di parlarvi così a cuore aperto e senza tanti né tagli né niente. Allora, dunque, premetto che sto bene, ma ancora non vi posso aggiornare sulle mie analisi del sangue, perché, come si suol dire, devo prendere il referto, devo andare a prendermi il referto medico delle analisi, dove ho fatto appunto le analisi, e vedere se riesco a capirne qualcosa. Innanzitutto portarli al mio dottore di base e poi dirgli. Anzi, dirmi lei che cosa c'è nelle analisi, se è potuto, che cosa c'è nelle mie analisi, se è potuto bene. E che dirvi, come oggi a parola giornata, bellissima, una bellissima, splendidissima giornata di sole, fa un caldo boia, ho aperto tutto, ma poi ho dovuto chiudere perché si sente il frastuono di un trapano da strada, ovvero per mettere a posto la strada, e quindi adesso non so bene come sia messo ancora questa cosa della strada, quindi che c'è qui nella mia via della mia casa. E quindi ho chiuso perché c'è un rumore allucinante. Adesso hanno stoppato, ma chissà quanto ne avranno con il silenzio del trapano. Comunque, io sto divagando, ma non fa niente. Comunque, è un video di compagnia. Prendete patatine, popcorn, quello che volete voi, perché questo video sarà lungo una quarisima, già vi avviso. Allora, innanzitutto ragazze, volevo dirvi che oggi non sono uscita tutto il giorno, ma vabbè, dettagli, e mi sta piacendo molto stare in casa, a parte quando vado in palestra a fare sì, a parte gli addominali, l'elliptica. Poi cos'altro? La cyclette e anche il tapis roulant, quello più pesante. Però piano piano sto cercando di perdere la pancia, che non ne ho, che ne ho abbastanza di pancia. Quindi non lo so, ragazze, ho una pancia che non viene bene a nessuno. E sì, allora, PS, se vedete l'inquadratura un po' più alta è perché almeno così vedete tutto bene come la mia quadratura, il mio background dietro e davanti a me, e niente, questo è quanto. Cosa dirvi? I video make up quando usciranno? Non lo so, ragazze, non ne ho idea. Cioè, voi direte, voi se non lo sai tu, sì, lo so, lo dovrei sapere io, ma devo organizzarmi tutto lì, devo riorganizzare tutto. Volevo fare un video ASMR, ma mi sa che lo farò oggi pomeriggio, se non devo fare altre cose, però il video ASMR e make up, perché so che lo aspettate da un bel po'. Sono stata un po' in pausa dal canale, lo ammetto, perché sono stata un po' in pausa, però ho intenzione di ritornare a fare video di make up, anche se altri non le fa tanto piacere, però beh, non mi interessa, lo farò lo stesso. Aspettate un attimo che vedo una cosa strana qua. Ah, ok. Sì, è tutto nella norma. No, vedevo vedevo dei ganci del mio cavalletto messi un po' strani, curiosi, però e sono tutti chiusi, quindi non mi cadete addosso il telefono perché ce l'ho incastrato in una maniera assurda, però vabbè. Siete attaccati alla morsa del cavalletto e quindi speriamo che regge, perché è un buon cavalletto questo, quindi vediamo. Cos'altro volevo dire? Nulla, mi ha preso un AirPods, non so se l'avete ancora visto, mi ha preso un AirPods, questo qui, che mi piace da matti. Non lo utilizzo sempre perché ho paura di romperlo, quindi lo utilizzo poco. L'ho pagato una sassata, però dai cinesi, perché dai cinesi fisici costano una sassata, ma online costa di meno, chissà per quale motivo. Boh, vabbè. Non importa, l'importante è che l'ho preso. Poi
Qualcos'altro da dirvi? La mia skincare la sto sempre facendo. Adesso sono per giunta col ciclo, ma vabbè, dettagli, col ciclo mestruale. E quindi nulla, questo così è. Quanto sono arrivato? 5 minuti di video, è ancora detto poco e nulla, vabbè. Che altro volevo dirvi? Più che altro che sono in palestra, già ve l'ho detto, al mare ancora niente, perché purtroppo al mare devo andarci solo quando riesco ad andarci, sempre che riesco ad andarci, non è detto, altrimenti al mare non ci andrò per niente, ma non importa. Non hanno ancora organizzato nulla per andare al mare, io lo voglio andare al mare, ma mi sa che quest'anno al mare lo vedrò poco e nulla, vabbè. Cos'altro vuoi dirvi? Niente. A breve vedrete dopo questo video, vedrete un altro video su, come si dice, sui prodotti preferiti miei, che sarebbero quelli per la casa, perché non ne ho altri, a parte il make-up e tutte quelle robe lì, dove mi trucco in continuazione. Di come mi trucco in continuazione io a rotazione di collo, però vabbè. E nulla, come passerò oggi in questa metà estate? Sempre a casa, perché vi ripeto, non so se riuscirò mai a andare al mare, perché io al mare in questo periodo l'ho visto poco e nulla. Se non che su Instagram, vabbè, non c'entra niente, però per dirvi che ancora al mare non l'ho proprio visto, non sono manco andata al mare e chissà se ci andrò. Quindi non lo so, ribadisco, non so niente. Cioè. Sono dispiaciuta perché io al mare volevo andarci, ma se non si organizzano qualcosa, io al mare da sola non potrei anche andarci, perché non è che ho paura, però con tutto quello che sta succedendo qui, non solo in Italia, ma anche in Sardegna, cosa sta succedendo? Sta succedendo parecchie cose gravi che non dovrebbero succedere e succedono lo stesso. Quindi io al mare non so quanto potrei andarci da sola, perché potrei anche andare, ma non mi fido, non mi fido, non mi fido e non mi fido. Quindi preferisco andare sempre in compagnia al mare. Non per altro, ma per il fatto che c'è troppa delinquenza, sia al mare, non proprio sempre al mare, ma anche quasi al mare. E quindi preferisco andare in compagnia di altre persone, a meno che non mi ci porto io al mare, perché io da sola non riesco. O vado con gli zii, che hanno le barche, ma che lì ci vuole sempre un posto per me, e non è detto che ce l'abbiano, che non è detto che ce l'abbiano sempre, quindi non lo so, che abbiano sempre un bel posto per me al mare. Ho i miei dubbi, ma vabbè. E nulla. Mi ho preso un pantalone da, non so se ve l'ho detto l'altra volta, che avevo messo un pantalone. Ho comprato un pantalone in un negozio che si chiama L'Erba Voglio, come cavolo si chiama, non lo so. E ho preso questo pantalone di puro cotone, 100% cotone e 100% non so cosa, elastino, sarebbe elastico. Però faccio vedere, aspetta un attimo, che torno subito. Allora, vediamo un po'. Come qua ci sono. E questo è il mio pantalone. Non ve lo faccio vedere indossato, tanto te lo farò vedere in un video, se sentite a me. In una foto su Instagram. Questo è il pantalone, vedete? Eccolo qua. Questo è il pantalone. Non c'entra manco nell'inquadratura, ma credo che si veda. Eccolo qua. Ed è bello, 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 vedete? È un cotone piuttosto leggero, non mi fa venire caldo perché non me lo fa venire,
più ho una canotta che adesso non so dove l'ho messa, però è una canotta non come, cioè, più o meno come questa, ma diversa. E mi fa venire piuttosto, cioè, non è che mi fa piuttosto fresco, almeno quando sudo in palestra, non mi sento pesante. Comunque nulla, vabbè. Tanto per dirvi che mi ho preso questo pantalone, che l'ho pagato più di 100 euro. Voi direte, così caro? Sì, ragazze. Sta aumentando tutto, che è una cosa impressionante. Voi non forse... Sì, voi ve ne starete accorti, infatti tutto è in aumento. Solo nei siti non è in aumento tutto. Però c'è da stare anche attenti, perché anche nei siti tutto è aumentato. Quindi... A quanti sono gli sconti, ragazzi? State, vabbè, non c'è bisogno che lo dico io, però anche i sconti, dipende dai sconti che sono nei siti, bisogna starci bene attenti, perché a volte sono dei siti, non dei siti, dei sconti, fregatura, però vabbè. Dettagli, nulla. Ah, fatemi sapere se questa ring light vi dà fastidio o meno, perché qui... L'ho voluta mettere un po' più forte per vedersi bene il tutto, ma penso che così vada bene. Oddio mio, cosa sto facendo qua? Allora, se sentite un picchiettare la luce del, cioè, l'interruttore della ring light, aiuto, non mi riuscivo di parlare, di dirvelo. Sì, avete sentito anche nel mio stomaco, perché sto morendo di fame, non avete idea di quanta fame ho. Non ho tutta questa gran fame, perché un po' mangio, un po' metto in pausa quando sto mangiando, cioè nel senso stand by, come il computer d'altronde. Starò dicendo delle frignacce, ma è la verità. Quando mangio mi metto un po', mi prendo una pausa, poi riprendo a mangiare, poi bevo, poi mangio, poi bevo e così via. E vabbè. Perché sto cercando di mangiare piano ma bene, con la masticazione perfetta, cioè per vivere uno, lo so che fa un po' schifo, ma cioè, schifo, ma cerco di mangiare piano e masticando con attenzione, in modo che non vada nulla di traverso, però niente. L'importante è che si mastichi bene i prodotti da mangiare, perché sennò non va bene così. E niente, questo è quanto. Non ne mangi 10. Sto registrando, sì, sto registrando. Zitta, no. Allora, mi ha fatto un altro commento, che bello. Cos'altro volevo dirvi? Sì, tra poco mangerò a pranzo, anzi, proprio è ora di pranzo. Mangiano dei ravioli, buonissimi ravioli dolci. I nostri ravioli sardi sono la cosa più spettacolare del mondo. Che poi i ravioli non so se sono veramente sardi o chi li ha creati i ravioli, ma penso che siano proprio sardi. Non voglio dire una stupidaggine, ma credo di sì. Che altro volevo dirvi? Vabbè, ci saranno altri video comunque. Aspettatevi altri video, perché voglio continuare ad essere attiva qua su YouTube. E seguitemi anche su TikTok e Instagram, se volete. Non siete costretti, però. Ho visto che TikTok va molto di moda negli ultimi anni. Da quando va di moda TikTok e Instagram? E nulla. Questo è quanto. Strano, stanno facendo silenzio quelli del trapano, i muratori, quelli che sono loro. Vedete che non sto sentendo niente. O perché l'ho tenuta la finestra chiusa, come si vede da lì, come si vedete da lì, come vedrete da lì, aiuto, buonanotte. E quindi forse per quello, ma non ne ho idea. Può darsi che adesso è quasi ora di pranzo, perché è quasi ora di pranzo. E loro sono a magna, come suol dire. Beh,
Bene, sto video penso che lo vedrete o subito o dopo pranzo. Vediamo adesso. Non lo so. Sì. E nulla ragazzi, questo era tutto. Io vi auguro un buon pranzo veramente e ci vediamo al prossimo video. Un bello pollice in su, un commento e perché no, like, come sempre. Ah, ho già detto, vero? No, ragazzi, scusate. Sono un po' stanca, ma ci sta. Mi piace fare video su YouTube, adoro e va bene così. Ciao. Ciao!